Ti è mai capitato di andare in crisi, in panico, proprio quando accade un fuori programma, un inconveniente? Magari devi partire e a un certo punto l'aereo non parte, oppure non sei tra le persone che vengono imbarcate, o magari c'è un ritardo incredibile. Ebbene, ricordati sempre che la vita accade per te. La vita accade per portarti verso il tuo bene supremo, che tu non conosci. Tu hai dei programmi e la vita è organizzata in un certo modo, ma tu non sai dove si trova il tuo bene supremo e dove si trovano le situazioni della vita che ti possono permettere di crescere, di andare magari incontro ai tuoi sogni, di realizzare te stesso. Quindi, piuttosto che arrabbiarti quando accade qualcosa del genere, impara proprio a vedere le cose in un altro modo. A me è capitato tantissime volte in cui magari pensavo di dover partire, poi magari una volta mi sono ammalata, una volta invece non ero tra le persone imbarcate, dovevo andare a Roma, tra l'altro, a tenere una conferenza in un ambiente con moltissime persone e c'era un overbooking e non sono partita. Certo, subito magari ci rimane un po' male, però poi chiedi alla vita: questo è il mio bene supremo? Noi non lo conosciamo il nostro bene supremo. È importante avere fede ed essere flessibili, perché nel momento in cui tu fai questo cambiamento, come sapete bene, l'attimo di rabbia, di sconforto ci sta, siamo tutti umani, non vuol dire reprimere quello che noi siamo. Una volta che ti sei ascoltato e ti sei permesso di avere quell'attimo di rabbia, di frustrazione, di sconforto, espandi con la Divine Connection, entra in uno stato di pace e chiedi proprio alla vita di mostrarti dov'è il tuo bene supremo, di mostrarti il motivo per cui è accaduta proprio quella cosa lì. E tu magari non sei riuscito a prendere un volo, tra l'altro mi trovo all'aeroporto, quindi è perfetta come tematica. Quindi la vita ti mostrerà perché era meglio che tu magari non facessi quello che avevi previsto, facessi un'altra strada, facessi un altro tipo di esperienza, magari incontrerai una persona magica sul tuo cammino, magari accadrà qualcosa che non sarebbe potuto accadere se tu non avessi perso quel volo o non avessi cambiato il programma. Quindi mi raccomando, tutte le volte che accade qualcosa del genere, ascoltati, lascia andare la frustrazione e la rabbia con la Divine Connection, connettiti e poi chiedi proprio alla vita: mostrami il motivo per cui sono qui e non sono da un'altra parte, o il motivo per cui è accaduta questa cosa. Sono pronto a ricevere il mio bene supremo e ad andare in quella direzione. Mi raccomando, ricordatelo sempre. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ah, mi raccomando, se non sei ancora iscritto al mio canale YouTube, iscriviti, Patrizia Siete Educato, altrimenti iscriviti sul mio gruppo Facebook Divine Connection, dove facciamo un sacco di lavoro proprio per aiutarti ad andare oltre nella vita ed avvicinarti alla tua versione migliore. Un abbraccio di luce, a presto, ciao!